Buongiorno amici, benvenuti. Altro pacco, come vedete qua, dalla Germania. Che sarà mai? Facilissimo, dalla Germania. Ricordate? Mercedes SLK. E quindi, se avete visto il video precedente, vi avevo detto che ci sarebbe stata una sorpresa. Ed eccola qua, finalmente è arrivata. L'aspettavo da un po'. E l'apriamo e vediamo che cosa c'è. Ok? Via. Apriamo il pacco. E come al solito, non si sa mai da dove iniziare. Senza fare danno, spero. Allora, come vedete, un pacco lungo, vi devo dire leggero, quindi non tirate a indovinare, perché secondo me non ci arrivate. È difficile da capire, però secondo me è una cosa utile per qualsiasi macchina, ve lo dico. Per qualsiasi macchina, io ovviamente l'ho preso per la SLK, che la sto facendo per quest'estate, così è pronta. Allora, iniziamo col primo pacco. Vuoto, brutto lancio, lo prendiamo tipo missile, molto bello. Ho solo spaccato quasi il monitor del PC, ma non sono cosa. Poi pallina di carta, 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 ripallina di carta, ripallina di carta, tutto sto bordello di cartone per questa roba qua. Che cos'è questa roba qua? Cominciamo a vedere, ci sono dei fili. Allora, ci sono dei fili, i fili sono qui, ce ne sono due, quindi sono due pezzi. E andiamo a vedere che cos'è. Cos'è mai? Cos'è mai? Delicatezza dell'elefante. Spacchiamo tutto, che tanto non interessa. Incominciamo a prendere il primo pezzo. Aspettate, non voglio fare casino. Ok, e voilà. Ed ecco qua, signore e signori, come potete vedere, il battitacco illuminato a LED, perché come potete vedere dalla parte posteriore abbiamo il cavo dell'alimentazione, che quando apriremo la porta, collegato alla lampadina della plafoniera dell'interno, si illuminerà anche tutta questa parte qua, quindi l'SLK e le due strisce. Quindi sinceramente non vedo l'ora di andare a montare. Sì, e quindi una della porta e ovviamente una dell'altra. Ok? Perciò ci vediamo in auto e andiamo a vedere il montaggio. Dai, che questo è semplice, eh? Due fili, veramente semplicissimo. E vediamo come fare a incollare solo questo nel battitacco. Ma vedo che ha dell'adesivo, come potete vedere, sia qua e qua e qua. Quindi penso che si tolga l'altro e si inserisca questo, ok? Via, andiamo in macchina a montarlo, che non vedo l'ora. Siamo in macchina, adesso dobbiamo smontare allora questo. Tutto questo battitacco qua, perché dobbiamo scollare questo, magari non ce n'è bisogno, però io preferisco scollarlo, diamo una pulita e mettiamo poi il, diciamo, quello nuovo. Adesso vi faccio vedere solo un attimo. Come vedete ha una sagomatura di qua e di qua è dritto, come è fatta la plastica qua, quindi questo qui va messo così, ok? Farò poi un piccolo buchino nella plastica sotto, dove lo farò correre e mi allaccerò, come vedete, alla luce che c'è qua, di cortesia, perché è la stessa che praticamente fa l'interno. Io ho la fortuna di averlo qua, quindi basterà solo collegarlo in parallelo questo. Chi non avesse questa luce dovrà prendersi i fili dalla plafoniera. Allora, per smontare questo battitacco, la prima cosa da fare è tirare verso l'alto, si sgancia questa parte e poi sfilarlo verso di me. Quindi piano piano dobbiamo farlo sfilare. Voilà. Ecco qua, perché come vedete ha queste alette di incastro dove vanno ad agganciarsi in questa guida. Bene, poi io farò passare il filo, come vedete lo andrò a infilare sotto questa plastica e andrò lì. Come vi dicevo, io preferisco togliere questo pezzo perché questa gomma fa un po' di spessore, quindi magari non schiaccia bene il nostro
pezzo. Perciò prendo un cacciavite, faccio leva. Quindi ci mettiamo con calma, cerchiamo di aprirlo da un lato, dovrebbe essere incollato anche questo. Sicuramente è più duro. Poi una volta messo lì, andiamo avanti. Scolliamo tutto. Basterà poi solamente incastrare, se poi serviranno un domani che volessimo di nuovo cambiarlo. Come vedete erano attaccate col biadesivo anche questi. Allora li metto da parte, quindi puliamo con l'alcol bene questa parte qua e dopodiché ci applichiamo sopra il nostro pezzo. Adesso volevo vedere bene dove fare il buco, quindi se facciamo un buchino diciamo da questa direzione qui, direzione dove ce la fare, lo possiamo far correre tranquillamente e scavalcare di là. Okay. Allora prendo l'alcol e gli do una pulita. Allora una volta pulito, ancora un po' bagnato con l'alcol, adesso si asciugherà, ho fatto un buchino in corrispondenza del nostro, diciamo così, filo del pezzo che qua. Quindi come potete notare, adesso metterò il pezzo prima di attaccarlo, facciamo una prova. Ok, perfetto, vedete? Così non si vede. Sì. E lui. Benissimo, allora adesso aspetterò ancora un attimino che asciughi, ci mettiamo per terra, stacchiamo tutti gli adesivi. Sono anche di lato, in teoria dovrebbe tenere, che teneva quella vecchia, quindi magari mettetevi una coperta in modo che se vi scappa l'alluminio non fate problema che magari si riga, non si rovina niente. Per fare un po' in fretta me ne frego. Allora, ok, quindi tiriamo un filo, praticamente quasi tutto, e lo mettiamo così. Praticamente a filo il più possibile. Okay. Poi una volta messo lo schiacciamo bene bene. Allora adesso andiamo a inserirlo. Prima di inserirlo ovviamente dobbiamo passare il filo, quindi possiamo farlo passare tranquillamente. Io alzo questo, poi lo riprenderò dopo, lo faccio passare a cavallo qui. Per adesso lo lascio qua, poi lo riprendo dopo e lo vanno, vedete? Passo da lì, poi dopo smonto questo pezzo e lo prendo in modo che
si incastra sotto e non si vede. Perfetto. Allora, una volta fatto questo lavoro, rimettiamo di nuovo questo, quindi lo incastriamo. Con molta calma e tranquillità. Ok, perfetto. Proviamo a chiudere per vedere se non tocca niente. Ok, non tocca niente. Guardate che bello. Rispecchiamo di nuovo, poi andiamo pulita con la carta. Ecco qui. Adesso smontiamo lì e colleghiamo. Abbiamo passato il filo e sbucato qui. Adesso lo colleghiamo in parallelo a questa luce qua. Allora, prima di chiudere tutto, ovviamente, facciamo la prova, quindi mia, spero i fili, perché dobbiamo dare giusto il più e il meno. Di solito con i led è così, quindi spieghiamo un po' da una parte uno. Uno e l'altro lo facciamo un pelino più basso, più alto, che magari è più comodo, in modo che non si tocchino i fili. Ragazzi, fa un freddo porco, ma sono troppo curioso e ho deciso di farlo oggi. Dunque, proviamo così se va, ed ecco qua. Adesso provvisorio, guardate un po'. Spettacolo. Ed ecco qua il risultato finale. Non so se rende perché si vede tanta luce, ma vedete, al prossimo tutorial da Credendario. Ciao ciao.